Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao e benvenuti a un'altra puntata di Cazzeggio Catabiotrico. In questo episodio parleremo della storia di Internet e del networking prima dell'avvento di Internet, ossia di molte altre Internet prima di Internet. Nel 1837 Samuel Morse brevettò il telegrafo ed il codice Morse, una sequenza di punti e linee composte da impulsi elettrici a cui corrispondevano lettere e numeri. I segnali correvano lungo i fili che erano stati stesi in USA ed in Europa. Nel 1861 fu inventato il primo pantelegrafo, de facto il primo protofax elettromeccanico, ispirato sull'idea di Giovanni Caselli. La vera rivoluzione però l'ebbe a compiere Guglielmo Marconi nel 1896. Brevettò il telegrafo senza fili. I segnali radio erano riflessi dalla ionosfera e potevano circolare per tutto il globo. All'epoca i fisici nemmeno sapevano spiegare il perché l'apparato di Marconi potesse essere capace di telegrafare in Australia, trasmettendo dalla Gran Bretagna. Per la prima volta nella storia umana il pianeta divenne molto più piccolo di quanto lo fosse stato in passato, dato che notizie e quotazioni potevano essere trasmesse a grande distanza con una limitata latenza, mentre prima occorrevano mesi tramite la posta via mare. Giornali e poi radio, la sicurezza dei trasporti marittimi, le comunicazioni militari, oltre alla finanza e il mercato dei capitali che necessitavano di avere informazioni e prezzi, ebbero a giovarne. L'operatore umano che lavorava sulle stazioni del codice Morse in modalità wireless fu gradualmente sostituito dalle teleprinters introdotte ai primi del 1900. Le teleprinters erano macchine da scrivere che stampavano su un foglio di carta un carattere in base a quanto indicato da un nastro telescrivente punzonato precedentemente dalla ricezione radio, in funzione dell'onda elettromagnetica contenente l'informazione che era stata ricevuta poco prima dall'apparato radio ricevente. Nel 1924 fu inventato dalla RCA il primo fotoradiogramma senza fili, trasmettendo immagini su protocolli wireless. Dopo poco tempo entrò in funzione una rete di telecomunicazioni migliorata da Rudolf Hell in base alla tecnologia della scansione a rullo. Diffusasi con il tempo nel mondo la tecnologia del fax, questa divenne molto comune anche nelle famiglie, però solo negli anni 1980. Oggi è una tecnologia di trasmissione dati su rete telefonica in disuso rispetto ad Internet. ARPANET nacque nel 1969. Il progetto fu finanziato dalla DARPA, un'agenzia privata del Ministero della Difesa statunitense. In una nota del 25 aprile del 1963, Licklider espresse l'intenzione di collegare tutti i computer e sistemi di time sharing in una rete continentale. Il contratto fu assegnato all'azienda da cui proveniva Licklider. La Bolt, Beranek and Newman utilizzarono dei mini computer della Honeywell per l'instaurazione di collegamenti. La rete fu fisicamente costruita nel 1969 collegando 4 nodi. Università della California di Los Angeles, l'SRI di Stanford, l'Università della California di Santa Barbara e l'Università dello Utah. L'ampiezza di banda era di 50 kbit. Negli incontri per definire le caratteristiche della rete furono definiti i protocolli informatici della infrastruttura. L'architettura della rete era client-server, non supportavano connessioni dirette host-to-host. Le applicazioni eseguite erano fondamentalmente Telnet e File Transfer Protocol, FTP. Il servizio di posta elettronica fu inventato da Ray Tomlinson nel 1971, derivando il programma da altri due, il Send Message, per i messaggi interni, e il CPYNet,
un programma per il trasferimento dei file. L'anno seguente ARPANET fu presentata al pubblico e divenne subito popolare grazie alla posta elettronica. Alla rete si agganciarono molte altre università degli States e nel mondo, tra queste fu l'Italia, che fu il terzo paese in Europa a connettersi ad Internet dopo Norvegia e Inghilterra, grazie ai finanziamenti del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. La connessione avvenne dall'Università di Pisa, dove era presente un gruppo di ricerca fra i più avanzati in Europa. Nel 1991, presso il CERN di Ginevra, il ricercatore Tim Berners-Lee definì il protocollo HTTP, un sistema per permettere una lettura ipertestuale non sequenziale dei documenti, saltando da un punto all'altro mediante l'utilizzo di rimandi, ossia link. Il primo browser con caratteristiche simili a quelle attuali fu il Mosaic, venne realizzato nel 1993. Esso rivoluzionò profondamente il modo di effettuare le ricerche e di comunicare in rete. Nacque il World Wide Web il 6 agosto del 1991. Berners-Lee pubblicò il primo sito web al mondo presso il CERN. Nel World Wide Web le risorse disponibili furono organizzate secondo un sistema di librerie e pagine, a cui oggi si può accedere utilizzando appositi programmi detti web browser, con cui è possibile navigare visualizzando file, testi per testi, suoni, immagini, animazioni e filmati. Prima della diffusione di Internet con il web, nel 1991, esistevano nel mondo altre Internet, che con l'espansione di Internet ebbero a cadere in disuso e poi dissolversi, in quanto la gestione di Internet passò dalle università ai gestori telefonici. Il numero di utenti collegati ad Internet divenne spropositato, tale da creare un gap negativo agli utenti che non erano collegati a tale network. I gestori telefonici iniziarono a vendere traffico dati agli utenti e rapidamente questo nuovo tipo di prodotto ebbe a superare il fatturato in traffico voce. In una prima fase di espansione di Internet, il traffico dati era venduto agli utenti con un abbonamento annuo per poter chiamare telefonicamente un POP, Point of Presence, in telefonata urbana, meno costosa di un'interurbana, a cui aggiungere una fatturazione a tempo con criteri di temporizzazione a scatti, più lo scatto alla risposta. Poi nacquero gli ISP, Internet Service Provider gratis, ossia gestori telefonici che offrivano Internet senza canone fisso annuo e si limitavano a fatturare a tempo la durata della connessione dati fatta dagli utenti. Infine, i prezzi di accesso ad Internet offerti dagli ISP scesero a prezzi flat, che è come noi oggi tutti conosciamo, ossia dei contratti che sono indipendenti dal tempo di connessione. Ragionando della storia di Internet, non è possibile fare a meno di discutere dei metodi di connessione ad Internet che gradualmente si sono avuti nel tempo. All'inizio c'era la rete PSDN con modem a 9006, 14.4, 28.8, 33.6, poi 56K. Contemporaneamente c'era in Europa ISDN a 64K oppure a 128K. Gradualmente poi fu diffusa anche la rete nella metodi di connessione ADSL. Tutte queste tecnologie, PSDN con modem, ISDN e ADSL, sono tecnologie di connessione che hanno permesso in Italia la valorizzazione della buona rete di rame che era stata cablata dalla Telecom quando era in regime di monopolio, e permise così la creazione e poi la rapida espansione di tutto il segmento del traffico dati, che attualmente rappresenta la stragrande maggioranza del traffico telefonico rispetto alla quota di segmento per il traffico voce, ossia le chiamate telefoniche. Fibra ottica. Tale tipo di collegamento ad alta tecnologia, ad altissima portata, è stato ideato inizialmente come backbone di collegamento per gestire il traffico lungo le dorsali nazionali tra i paesi e continenti. Gradualmente la fibra ottica si sta lentamente espandendo, ma occorre tempo ed investimenti, in quanto tutti i cavi di rame andranno sostituiti con la fibra ottica. Il collegamento con la casa dell'utente poi può avvenire in fibra ottica, oppure con un cavo coassiale, oppure su un doppino di rame, sino alla sottostazione in fibra ottica più vicina.
Il cavo coassiale. Negli Stati Uniti per lungo tempo ebbe a svilupparsi il segmento delle pay TV tramite la stesura di cavi coassiali, sui quali con il tempo, oltre ai segnali televisivi, incominciarono a transitare anche il traffico dati, permettendo quindi l'arrivo di collegamenti internet molto veloci, anche se diffusi a macchia di leopardo, ossia a seconda delle convenienze economiche delle pay TV, che effettuavano investimenti solo se esistevano abbonati tali da coprire i costi e garantire i relativi profitti. C'è poi da tenere presente la connessione satellitare. Nei luoghi di montagna, distanti dalle centrali telefoniche, prima dell'avvento dell'UMTS o del Wi-Fi, l'unico modo per portare internet era una connessione satellitare. Di solito il computer era collegato ad un modem, il canale di uplink usava la normale linea telefonica con un massimo di 33,6 K, mentre in downlink si potevano ricevere tramite la parabola satellitare. Nei collegamenti satellitari più costosi, il canale di uplink era integrato nella parabola, aprendo un canale di comunicazione bidirezionale con il satellite in orbita geostazionaria. Con il tempo ebbe a svilupparsi anche la telefonia mobile, ossia i cellulari. De facto sono la reingegnerizzazione delle radio portatili della Seconda Guerra Mondiale. I protocolli per quanto riguarda la telefonia mobile sono da ricordare il GSM, utile ed efficace solo per il traffico voce, il GPRS, utile per il traffico dati, ma sviluppava poca banda, de facto era una connessione GSM con dati compressi. Infine l'UMTS di varie generazioni successive che si sono susseguite nel tempo. Le licenze d'uso furono pagate all'epoca molto salate dall'ISPA allo Stato italiano, ma ebbero a diffondersi anche i collegamenti internet portatili su cellulari che divennero poi smartphone tablet, che erano di fatto tutti dispositivi operanti con l'UMTS. Venne poi a seguire il Wi-Fi, che è un protocollo di telecomunicazione wireless gratuito, cioè uno spettro di frequenze che sono ad uso di tutti, che è simile all'UMTS tramite per il fatto che ovviamente il Wi-Fi opera su frequenze completamente diverse. Forse pochi sanno che Fidonet era una rete telefonica, un sistema interconnesso per lo scambio ed il trasporto di file e messaggi fra Bulletin Board System, BBS. Questa rete è nata prima della diffusione dell'uso di internet fra il grande pubblico e fu praticamente la cosa più vicina all'attuale rete internet. Fu creata dall'informatico statunitense Tom Jennings nel 1984. Ebbe a ricevere l'apporto di altri software BBS che supportavano lo stesso protocollo di comunicazione. Fidonet era un sistema basato sul dial-up, nel quale ogni nodo era connesso all'altro tramite la linea telefonica. Lo scambio di file avveniva secondo un insieme di protocolli di rete, dato che le connessioni utilizzavano la stessa linea telefonica dell'utente della BBS. Fidonet effettuava i trasferimenti solo in precise ore del giorno, tipicamente dalle 4 del mattino. Fidonet era una rete libera, principalmente utilizzata da appassionati di computer. Molti di loro sono poi diventati hackers o erano radioamatori. Ogni BBS appartenente alla rete Fidonet era inquadrata in una struttura gerarchica ad albero ed aveva un indirizzo su base geografica. I BBS erano dei nodi della rete, mentre gli utenti che accedevano direttamente utilizzando gli standard Fidonet erano point, cioè foglie dell'albero. Ogni BBS Fidonet comunque riceveva o spediva messaggi solo per via gerarchica, cioè solo a BBS nodi di livello superiore, uplink, o inferiore, downlink, al suo, e mai direttamente fra pari livello, tranne che per le BBS di livello più alto. Ogni utente ed ogni BBS del sistema Fidonet aveva un indirizzo interno che permetteva di inviare metrics, ossia delle netmail, o la versione di Fidonet della attuale posta elettronica. L'indirizzo Fidonet era composto da quattro numeri nella forma ZNNFF.P. Z stava per zona, esistevano sei zone, N stava per net, F sta per nodo Fidonet, P sta per point, ossia
ossia il singolo utente. C'è poi da considerare il Minitel o Prestel o Videotel. Il Minitel è stato un servizio telematico nato nel 1981 francese di Videotex, accessibile attraverso la linea telefonica POTS, simile ai servizi Videotel in Italia o Prestel del Regno Unito. Negli anni 80 questo sistema ha avuto molto successo in quanto l'apparecchio necessario veniva fornito in maniera gratuita, senza canoni di abbonamento, mentre l'unico costo da sostenere era quello della connessione variabile a tempo, a seconda del servizio scelto. Con l'avvento di Internet questo sistema telematico è andato in disuso. Il servizio è stato soppresso il 30 giugno del 2012. Infine c'è il Videotex o Teletex. Il Teletex è un servizio falsamente interattivo e monodirezionale che è offerto dalla televisione. Consiste in pagine di testo, accompagnato eventualmente da semplice grafica, visualizzabili sullo schermo del televisore, a richiesta dell'utente, che sono trasmesse regolarmente a frequenza periodica dentro le trasmissioni radio-televisive, utilizzata ancora oggi per fornire agli utenti ogni genere di informazioni. Notizie, guide ai programmi televisivi, annunci economici, orari di treno, informazioni di utilità sociale e molto altro. Spesso per curarne i contenuti viene allestita una vera e propria redazione. Il teletext è sempre legato univocamente ad un'emittente televisiva. A differenza delle reti precedenti, non permette alcuna spedizione di segnali da parte dell'utente.